Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per preparare i cupcake ho messo nella ciotola della planetaria il burro morbido e lo zucchero, ho azionato la macchina e poi ho unito l'uovo, il latte e il cioccolato fondente fuso. Poi ho incorporato la farina setacciata, il cacao in polvere e il lievito e ho finito di amalgamare il tutto a mano. Ho trasferito il composto in una sacca a poche e l'ho usato per riempire i pirottini fino a un centimetro dal bordo. Li ho infornati in forno statico a 175 gradi e li ho lasciati cuocere per 20 minuti. Per la decorazione ho lavato le fragole e le ho intinte nel cioccolato bianco fuso, a cui ho aggiunto qualche goccia di colorante alimentare arancione. Quindi le ho fatte raffreddare e le ho decorate con il cioccolato avanzato, realizzando delle sottili righe orizzontali sulla superficie. Ho poi realizzato il frosting mettendo in una ciotola il mascarpone, il formaggio spalmabile, la panna fresca, lo zucchero a velo e il cacao in polvere e mischiando tutto con le fruste elettriche. Per ultimo ho incorporato anche il cioccolato fondente fuso. Ho amalgamato bene il tutto e tenuto da parte. Ho ripreso i miei cupcake ormai freddi, li ho scavati al centro per potervi inserire le carotine e ho sbriciolato bene la parte rimossa per simulare la terra. Poi ho spalmato la superficie dei cupcake con il frosting e ci ho fatto aderire le briciole di impasto. Infine ho posizionato una carotina in ogni dolcetto e ho decorato con dei fiorellini di zucchero. I miei cupcake carotina sono pronti. Sono proprio